Taylor, che succede? Dick, roba da non credere. Il capitano Curry mi ha assegnato ai turni di guardia. No. Come se potesse capitare qualcosa al dottore. Agitarlo troppo, sì, è un lavoro duro, ma scommetto che è tutto sotto controllo, giusto? Sì, sì. E che ti succede, amico mio? La moto ti devasta schiena e chiappe? Ti fai dare un'occhiata dal dottore? Cosa? Non ti sento! Dai, ti prendo in giro. Il dolore è sparito, Doc. Mi ha sparato una botta di ossicodone. È roba forte! Sto bene, sto bene. Ok. Prima ho visto il tenente. Stava cercando qualcosa dal dottore. Ah, sì? Pensavo ti interessasse. Certo, grazie. Ci vediamo, Taylor. Sicuro. Starà spiando. Non è grave. Ma cerca di evitare le risse. Non garantisco. Sai, me parece... È passato un pezzo dal mio ultimo viaggio nell'incubo. Mi ramollisco e sto ablandando. Scherzi. Ah, vuoi davvero venire in missione con me? Guarda che una volta ero anch'io un motociclista, sai? Bene, allora andiamo. Caporale? Doc? Dove andate? Colonnello, non vado in missione da molto, quindi volevo accompagnare no, San Joe. Non se ne parla proprio. Come, colonnello, non c'è. Cosa farei senza di te? Se dovesse accaderti qualcosa, non avremmo altri medici. Ma questo... Posso proteggerlo io. È congedato, caporale. Matt, sono già stato nell'incubo. Lo capisco bene. Ma ripeto, se qualcosa andasse storto, io non saprei davvero che fare se... Se dovessi perderti. Via, via. Ehi, che succede? Capitano? Hanno ucciso il dottor Jimenez. Cosa? Quel bastardo. Cristo santo. Gli ha anche tagliato la gola. Ma dov'è Taylor? Lui non ha visto niente. Sono spariti i narcotici. Taylor. È colpa mia. L'ho assegnato all'infermeria. Non intendevo questo. Taylor ha problemi di droga. Lo sapevi? Non importa. Non più. Questa giornata, mentre il sole cala oltre l'orizzonte, segna anche il tramonto di un grande uomo. Il capitano Arturo Jimenez, noto a molti come Doc, non è più tra noi. Ci è stato sottratto. All'alba del nostro grande trionfo, il capitano Jimenez è stato ucciso, assassinato. Gli è stata strappata la vita. Il suo sangue ancora bagna la tenda in cui svolgeva il suo lavoro, ora dopo ora, prendendosi cura di tutti quanti i nostri malati, dei nostri feriti. Ma la vera tragedia non è la fine ingiusta di un uomo degno, sebbene questa sia certamente causa di dolore. La vera tragedia è che non potremo sostituirlo. Il dottor Jimenez era l'unico medico tra i nostri ranghi e forse l'unico al mondo. Ma ora ho aperto gli occhi. Ho compreso la portata del nostro errore. Abbiamo colmato l'arca di libri, semi, dischi, riviste, testi di medicina ed enciclopedie. Ma chi ci insegnerà a farne buon uso una volta che questa tremenda guerra si sarà conclusa? Le riviste si possono sostituire, testi ed enciclopedie altrettanto. Ma il dottor Jimenez, il nostro unico medico, non può essere rimpiazzato. Ora mi recherò a piangerlo in privato. Suggerisco a voi di fare lo stesso. Compagnia, potete andare. Ok, Taylor. Che diavolo stai facendo qui? Diamo un'occhiata in giro.
Che abbiamo qui? Sì, lo sapevo. Una taglia. Devo entrare in qualche modo. Devo nascondermi. Taylor. Deacon St. John. Come andiamo, Taylor? Ho fatto una cazzata. Non volevo uccidere nessuno. Non credevo di trovarlo lì. No, che era un bravo uomo, cazzo. Mi ha aiutato, mi ha sempre aiutato. Vieni, forza. No.
Non voglio finire alla forca. Mi impiccheranno. Non voglio che mi impicchino. Non voglio... Ascolta, morire così. Taylor. Ti dimentichi, Wade. Scalci e ti ricopri di merda. E quegli stronzi sull'attenti ridono di te. Ridono tutti. Mi impiccheranno. Non voglio. Ti prego. Non permetterglielo. Cazzo. Cazzo. Ti prego. Ok, Wade. St. John. Qui. Overdose. Cristo. Porta fuori il corpo. Non importa cosa ha fatto. Non lasciamo nessuno ai furiosi. Ti avverto fin da ora. Il colonnello non sarà contento. Dunque? Era morto. Già morto. Overdose. Abbiamo recuperato molti farmaci, non tutti. Come se questo mondo non fosse già pre-decadenza. Come se questo mondo non fosse già invaso da ignobili creature. Esseri senza anima. Riportali in infermeria. Questa volta. Vedi di non mettere di guardia un maledetto tossico. Signor sì. Thank you.